la mia analisi è questa, non c'è stata trattativa, c'è stato un vero e proprio accordo tra mafia e Stato anche per combattere le stragi di Capaci e di Viale. Anche Giulia Sarti, cioè di questo scarantino, che cosa ha messo in evidenza? Che questo non è stato un errore giudiziario, che può capitare un errore giudiziario, ma è stata proprio una manovra diretta a costringere un povero disgraziato a confessare delle stragi che lui non aveva commesso e che non poteva aver commesso perché era un personaggio minore, e ad accusare altre persone innocenti. Dopodiché, solo a distanza, tutti sono stati condannati all'ergastolo, questi innocenti, e a distanza di quasi 30 anni è uscito fuori questo caso di Spatuzza, che da solo ha distrutto questo processo. E dopo fuori che c'è qualche personaggio che ha partecipato alla strage di Capaci e di Via Ravello, che non faceva parte della mafia. A questo punto Spatuzza accusa apertamente dei personaggi, poi dopo 2 anni dice che non si ricorda bene. Cioè il problema non è solo di dare uno sguardo al passato, ma anche al presente. Questa storia è finita o non è finita? Secondo me non è finita, nel senso che anche qui alcuni esponenti, che qui la mafia c'è, però la mafia ha agito per conto terzo. Poi ci sono una serie di mafia che sono in realtà di accordo tra Stato e mafia. Allora, l'omicidio dalla Chiesa è stato un omicidio di mafia commesso per conto terzo, identità che non sono mafiose. L'omicidio di Dio La Torre è un parlamentare che ha fatto la legge per la confisca dei beni mafiosi, l'omicidio di Mirsanti Mattarella, che è un altro omicidio in cui c'è stato un accordo, e poi continuando fino alla strage della Taura, che è stato il primo tentativo di far fuori Falcone. Però che cosa è apparso? Un mafioso che si chiama Francesco Di Carlo ha dichiarato che lui ha ricevuto la visita in un carcere di La Barbera, esponente dei servizi segreti italiani, che gli ha chiesto l'indicazione di un bombardone che fosse in grado di mettere la bomba per far esplodere poi la Capaci, insomma, la strage di Capaci. E questo Francesco Di Carlo ha indicato un nome, che è Antonino Gioè, che poi ha indicato il nome di Pietro, di un esponente del terrorismo nero, che è stato condannato all'ergastolo. Cioè, voglio dire che questa storia è stata raccontata bene dalla Cusano. Io ho visto il film e quindi discusso di non vederlo per l'ennesima, però voglio dire, qui la situazione è abbastanza grave. Io ringrazio il Movimento 5 Stelle perché è una forza politica che si batte sinceramente contro la mafia e contro la corruzione, che sono collegate, perché pensare di combattere la mafia senza combattere la corruzione è l'accordo politico che sottintende queste due entità, significa andare a voto. Ecco, loro cercano di fare questa battaglia strategica fondamentale, io sono grato a loro, e come in passato noi magistrati ci siamo conosciuti nel partito di Enrico Berlinguer, perché faceva le battaglie contro la mafia, sinceramente, quindi ci siamo iscritti, abbiamo accettato il voto di Dio, Terranova, che poi è stato ucciso, ed altri magistrati, che ritenevamo, non essendo comunisti, non eravamo comunisti, però eravamo schierati dalla parte di chi combatteva la mafia. Noi dobbiamo oggi riconoscerci in una forza politica che è in grado di fare delle leggi antimafia che siano efficaci, come quelle che ci sono state fino a questo momento, ma anche contro la corruzione, perché se non si combatte la mafia, ma non si combatte la corruzione, la battaglia viene persa. E quindi io vi ringrazio e spero di rivedervi.